Interventi a favore delle famiglie sfollate. Nell'informativa in Parlamento il ministro per la protezione civile Musumeci annuncia un pacchetto di misure con l'assegnazione di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 euro per quelle con tre, 800 per quelle con quattro, fino ad un massimo di 900 euro mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili. Per quanto riguarda il territorio, invece, restano ancora più di 600 le strade chiuse. Capitolo agricoltura, uno dei settori più toccati dall'alluvione. Lo stanziamento è di 100 milioni per l'emergenza, sospesi anche i mutui per le imprese agricole. Difficile invece fare un calcolo dei danni. I numeri per quanto riguarda invece i danni si possono già fare o ancora presto? Non abbiamo idea. L'acqua. Non sappiamo che danno ha creato. Grazie. Io penso che fra un paio di settimane ne sapremo di più. 2 miliardi subito dunque, come stabilito dal CDM, ma ne servono ancora altri per la ricostruzione, e su chi dovrà gestirli il confronto politico resta aperto sul nome del commissario. Domani nelle zone alluvionate arriverà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ad attenderla la premier Meloni, e dall'Europa dovrebbero arrivare 400 milioni del fondo di solidarietà. Hello.